Non ci credo! Non ci credo! Oddio! Non ci credo! Non ci credo! Oddio, mi porto anche la sedia! Mi porto anche la sedia! Oddio, sto sognando, ragazzi! Cioè, e manca avessimo vinto contro il Madrid! Cioè, prendete conto! Oddio! Non ci credo! Non abbiamo vinto una partita! Non sapevo manco, non sapevo più cosa volesse dire! Tipo, non lo so, BB, Bin, Bin, non sapevo manco più come si diceva! Vinto! Sto diventando pazzo, ragazzi, sono da manicomio, vi rendete conto? Oddio! Oddio! Ciao! Ciao, ragazzi, ben ritrovati al vostro Simon Interista. Genoa! No, beh, giuro, adesso vi dico una barzelletta, voi non ci credete, ma abbiamo vinto 0-2! Dio! 0-2! Non ci credo, raga, no, non è vero, cioè, ma è stata pia per cui, cioè, io mi aspettavo 2-2, 3-0 per il Genoa, ma 2-0 per l'Inter, assolutamente, cioè, scherziamo, ma che scherziamo, ma sia mai nella vita! Vabbè, ok. A parte gli scherzi, torniamo seri perché ho già detto troppe stronzate da quando è iniziato il video. Genoa Inter, ragazzi, finalmente abbiamo vinto 2-0. Alleluia. Ci voleva finalmente una vittoria come Cristo comanda. Anche se, devo dire la verità, ci è voluto l'anima di Dio, per... Che è successo? Ci è voluta l'anima di Dio per porco. Ma perché? Perché dovete suonare? Dovete stare zitti quando io faccio i video. Allora, c'è voluto una marea proprio di camicie per vincere, però alla fine abbiamo vinto, l'importante è quello. Allora, vittoria ovviamente meritata, raga, perché parliamoci chiaro. Il Genoa ha difeso molto bene, però di occasioni vere e proprie alla mano, poi. Migliore in campo, ti parto subito dal migliore in campo, ragà. Matteo Darmian, che era quello più criticato da tutti. E chi è questo? Chi è Darmian? E chi è questo? Paradossalmente sta facendo meglio Darmian di Vidal, ok? Darmian sta giocando meglio di Vidal, ok? Che Vidal era il colpo del secolo, incredibile, strepitoso. Che per carità, Vidal non sta a giocare male, però per farvi capire. Cioè, Darmian invece che è arrivato in sordina all'ultimo giorno di mercato è quello che sta a giocare meglio. Adesso io proporrei una cosa al nostro mister Antonietto Contino, anche detto Pancrazio. Carissimo! Lo togliamo Perisic dalla sinistra, grazie, che non lo sopporto più, preferisco vedere un gatto morto al posto suo. Grazie, grazie. Visto che c'è un Darmian che pure se lo metti in porta te la para sotto l'incrocio per quando sto a giocare bene, preferirei avere lui al posto di Perisic. Aperta e chiusa parentesi. Poi abbiamo recuperato Hakimi all'ultimo proprio per bucio di culo, però alla fine fondamentalmente non è che abbia fatto tantissimo, anzi ha fatto poco e niente. Lautaro, un pochettino peggio, un pochettino peggio, anche perché si è incazzato a un certo punto, mi sa che ha mandato pure a fanculo Conte. Poi quando è tornato in panchina ha sbattuto due o tre volte il pugno sulla panchina, non proprio segnali di distensivi, diciamo. Lukaku, che ne parliamo a fa ormai, è sempre il solito carro armato, anche se una cosa che a me non piace, sinceramente, che ho notato, è che ogni volta se c'è una scelta da fare, la palla va sempre a Lukaku. Il che è giusto, nel senso che da un certo punto di vista va bene, perché Lukaku, insomma, è il top player della squadra, se vogliamo, no? È quello che ti risolve la partita, è quello che ti fa le giocate, è quello che tiene sulla squadra, ok. Però questa cosa non va più bene quando tu vuoi dare la palla per forza a Lukaku quando è marcato intorno a quattro giocatori. Per carità, Lukaku è forte, Lukaku c'ha il fisico, Lukaku te la tiene pure se dietro ci metti un carro armato. Però, raga, è umano pure lui, purtroppo. Quindi, se lui è marcato da quattro giocatori, siccome ce ne stanno 11 in squadra, togliamo il portiere, quindi sono 10, ok? Passiamolo anche a qualcun altro. Cioè, la cosa che a me dà fastidio è quando si vuole cercare la palla per forza e comunque su Lukaku. Allora, ci stanno altri modi per giocare.
Questo è quello che a me dà fastidio quando, cioè, il fatto che la palla si debba dare sempre a Lukaku, sempre e comunque, a prescindere. Che ci stanno 5 giocatori, fa niente, andiamo a Lukaku. Magari l'altro sta libero dall'altra parte e noi la diamo a Lukaku. Ok, va bene, però esistono anche gli altri giocatori. Cioè, ragazzi, uno sta libero a sinistra. Non è perché si chiama Lautaro Martinez o si chiama Alexis Sanchez o si chiama Kivi o si chiama in modo diverso da Lukaku, allora non gli diamo la palla perché c'è Lukaku. No, ok? Bisogna cercare di fare qualcosa, cioè bisogna cercare di passare la bomba a tutti, raga, perché a calcio si gioca in 11. Nel momento in cui non c'è più Lukaku, noi secondo me, raga, scoppiamo. Scoppiamo perché Lukaku, raga, fa il 90% della squadra. Perché parliamoci chiaro, raga, se tu la dai sempre a Lukaku, nel momento in cui non c'è più Lukaku, tu che fai? Domanda. Che fai tu senza Lukaku? Visto che praticamente ormai sta segnando solo lui? Cioè, questo è fatto. Segna anche D'Ambrosio, ragazzi. D'Ambrosio che, vabbè, oggi non ha fatto una bruttissima partita. Anzi, mi ha sorpreso addirittura Ranocchia, se devo essere sincero, raga. Perché Ranocchia ha fatto veramente una partita molto, molto buona. Sempre attento, non ha sbagliato niente. Cosa che da lui, boh, è strano, ne fa una ogni 100. Abbiamo beccato proprio quella giusta. Però mi è piaciuto Ranocchia, sinceramente non mi è dispiaciuto, anzi ha fatto una grandissima partita. Bastoni idem. Darmian l'abbiamo già detto, ma raga, l'ha messo prima a destra e ha fatto una partita della Madonna. Poi l'ha spostato a sinistra e ha fatto una partita della Madonna. Cioè, raga, ci vuole tanto a capire che Perisic non deve giocare? Ci vuole tanto? No, chiedo per un amico. Poi Eriksen. La vicenda è travagliata, raga. La situazione è complicata. Eriksen sta migliorando, bisogna dirlo, sta migliorando perché comunque già si vedono dei piccoli progressi rispetto a prima. Non è ancora abbastanza. Però sono convinto che il problema di Eriksen è di testa, cioè non ci sta con la testa, raga, sta troppo demotivato e sta troppo. Bisognerebbe cercare di dargli un po' più di fiducia, secondo me, raga, Eriksen, cioè non è che vi devo spiegare io che Eriksen è un top player, raga, al Tottenham porco due giocava solo lui, cioè non ve lo devo dire io che Eriksen è un top player, no? A parte quelli che dicono non è una pippa, è bollito, vabbè, ma quelli là fateli parlare che tanto sono sempre i soliti. Perché tanto quelli sono gli stessi che Lukaku fa 100 partite in cui fa 100 gol, poi una partita fa schifo, è Lukaku pippa, Lukaku, tanto sempre quelli sono. Eriksen non è scarso, non sta bene de capoccia, ok? Poi anche il modulo di Conte non è congeniale, ok, ma secondo me è anche un problema di testa, cioè nel momento in cui lui si sblocca mentalmente, allora lì diventerà veramente, ritornerà a essere quel giocatore che avevamo visto al Tottenham, perché parliamoci chiaro, raga, Eriksen è un top, c'ha dei piedi, raga, impressionanti, cioè è inutile che parliamo, Eriksen è un giocatore della Madonna, cioè non è scarso Eriksen, non può essere scarso, ha dei difetti sicuramente, non può correre come gli altri, non corre come gli altri, però raga, quando c'ha la palla tra i piedi, raga, ti inventa dei palloni che solo lui ti sa inventare. E il problema è la capoccia, che non ci sta di testa. E secondo me, facendolo giocare un po' di più, potrebbe sbloccarsi prima o poi. Poi, di chi non abbiamo parlato? Vabbè, Vidal, raga, Vidal oggi ha giocato bene, non gli si può dire più di tanto, insomma, comunque ha giocato discretamente bene. Certo, vorrei vederlo un pochettino più pimpante, ecco. Cioè, non pimpante, scusa, perché quello sì, quello già lo è. Vorrei vedere un po' più nel vivo del gioco. Lo fa troppi pochi inserimenti, raga. Il Vidal non è uno che si inserisce, è uno che è tipo Barella. Barella sta sempre in attacco, praticamente. Attacco, difesa, attacco, difesa, attacco, non si ferma mai. Mi piacerebbe vedere da Vidal un po' più o meno la stessa cosa. Brozovic ha giocato bene oggi, mi è piaciuto sinceramente. Ha fatto anche dei bei lanci, ha distribuito bene il pallone, sinceramente non mi è dispiaciuto. Vabbè, Handanovic è inoperoso. Hakimi è entrato poco, quindi non gli si può dire più di tanto. Kolarov ha giocato poco pure lui. Insomma, raga, alla fine è stata una partita che mi ha soddisfatto, diciamo la verità. È stata difficile perché comunque il Genoa, raga, ha giocato una buona partita. Quindi queste sono le vittorie che contano di più, proprio perché tu c'hai davanti un avversario che sta giocando, ce la sta mettendo tutta, no? Perché è facile dire, vabbè, se l'avversario è molle, cioè tu vinci 4-0. Cioè, 4-0 proprio scioltezza. Cioè, per esempio, il Genoa dell'anno scorso. Il Genoa dell'anno scorso, ragazzi, era. Cioè, tu ci andavi con. Non ti serviva neanche il rullo compressore. Bastava il mattarello, quello che fa la pasta. Perché il Genoa era veramente talmente molle da te. 5-0 all'andata, 4-0 al ritorno. Cioè, era una squadra proprio molle, molle. Invece, quest'anno, ragazzi, vedete che è un'altra squadra. È pressa di più, gioca meglio.
E queste sono le vittorie che contano di più, quelle difficili, quelle dove le strappi a casa da grande squadra. Queste sono le vittorie che contano. E quest'oggi, sinceramente, mi è piaciuta. Detto questo, come al solito, nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di questa partita. Però, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace Instagram, faccio in descrizione. Parlo troppo veloce. E noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, dai!